Troppo poco per vincere. Il Piacenza perde la grande occasione di accorciare la classifica nei confronti delle squadre che sono sopra in classifica. Gioca per 60 minuti nella metà campo della Giana, ma crea troppo poco e quando crea sbaglia anche un calcio di rigore. Ma andiamo con ordine. L'idea di giocare a calcio su un campo come quello di Gorgonzola, dove è veramente difficile che la palla rotoli giusta, è complicata. Eppure Piacenza nel primo tempo gioca bene, pressa, recupera palla, gioca palla a terra. Ma quando arriva ai 20 metri si spegne la luce, non riesce mai in uno contro uno, non riesce mai a liberare un uomo sull'out, né di sinistra né di destra. E quando la situazione è questa, bisogna provare anche il tiro da fuori. Per esempio, Siviglia, che gioca in uno dei due centrali, quindi un ruolo un po' particolare per lui, ha le caratteristiche del tiro, ma giocando un po' dietro non ci arriva. Lì deve magari sganciarsi qualche volta in più. Nella ripresa Scazzola prova qualcosa di nuovo, toglie Munari, sicuramente non all'altezza delle ultime prestazioni, entra Rossi per cercare gli inserimenti, magari sulle sbucciate di Rajcevic, c'entra la Mesta per Rabbi, ma la squadra perde un po' l'identità nei primi 60 minuti, la gara diventa molto spezzettata, la Giana si fa vedere anche dall'altra parte, Piacenza non riesce più a creare niente di importante. Insomma, un 1-1, scusate, un pareggio che comunque certifica quello che si è visto in campo. Adesso è chiaro che l'obiettivo della salvezza è praticamente raggiunto. Le ultime 8 partite sono quelle che devono far cercare a Piacenza di recuperare punti, di mettere in condizioni perfette per i playoff, perché secondo me quello sarà il risultato di Piacenza, i giocatori che sono fuori e cercare di trovare anche delle alternative per il presente e per il futuro. La chiosa finale, ovviamente, per il Piacenza Calcio, che ha dimostrato molta signorilità, chiedendo un minuto di silenzio per Marco Beccari, il presidente della Becker, che ha deceduto.